Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Cinzia e ho l'alopecia universale. Oggi parleremo di un argomento che è molto interessante dal mio punto di vista perché mi avete chiesto molte volte di parlarne. Oggi parleremo delle parrucche molto economiche e in particolare seguiremo il viaggio di questa parrucca che quando è arrivata assolutamente non era così e quindi vedremo la sua trasformazione. Intanto vi ricordo di iscrivervi a questo canale, cliccare la campanellina per rimanere sempre informati sui nuovi video che pubblicherò. Se volete e se nel momento in cui vedrete che questo video vi piace, cliccare anche il like. Iniziamo! Come vi ho anticipato, oggi parleremo di parrucche super economiche e voglio sempre specificare perché poi non voglio che si creino equivoci. Io parlo di quelle che compro per esempio su AliExpress o su Amazon, siti generici che vendono parrucche. Questo vuol dire che in questi siti ci saranno tantissime produzioni di parrucche diverse e troveremo una grandissima varietà di modelli fra cui scegliere. Vi dico subito che io ho scelto un modello che poi potevo andare a modificare perché quando scelgo una parrucca io vado per priorità, mi faccio una lista delle cose che mi servono. Quindi per esempio cerco un lace chiaro, se non trasparente, una densità di 130% se non meno, e in questo caso cercavo dei capelli veri, possibilmente remi, quindi che vadano in un'unica direzione, messi tutti dalla radice alla punta, e comunque avevo intenzione di colorarli, quindi in questo caso io cercavo una parrucca bionda che poi potesse essere modificata da me. In questo caso le mie aspettative erano molto basse, diciamo che meno conoscete il mondo delle parrucche più alte saranno le vostre aspettative. Su questo giocheranno le persone che le vendono, soprattutto in questi siti le foto di solito dei modelli possono non essere corrispondenti alla realtà. Questo vuol dire che noi non ci possiamo aspettare che una parrucca abbia delle mesh da paura, dei colpi di sole fatti benissimo, un colore degradé perfetto. Dobbiamo aspettarci che quello che paghiamo riceveremo. Ad esempio, io ho voluto pagare veramente poco sugli 80 euro e avevo intenzione poi di farmi il colore, perché semplicemente se un colore da un parrucchiere in Italia costa dai 60 ai 100 e passa euro, come mai una parrucca allora mi deve costare 80-100 euro di capelli veri con una colorazione perfetta? Non ha senso, neanche in Cina si mettono a colorare i capelli perfettamente per poi cosa? Per venderla sotto costo? Cioè nessuno ci regala niente, no? Quindi quando andiamo a comprare e andiamo a comprare in siti generici parrucche che non siano nere, dobbiamo aspettare che la foto non sia esattamente corrispondente al prodotto che ci arriverà. Fra le mie caratteristiche c'era anche il fatto di volere una parrucca bionda che io poi potessi modificare, ma che avesse le radici un po' più scure, ma non nere, perché avevo un po' paura di colorare il lace. Questa cosa la vedremo in tutto questo video e vi farò vedere anche poi la soluzione che ho trovato. Comunque, avendo paura di colorare il lace, ho deciso di comprare una parrucca con la radice più scura in modo che nel momento della colorazione potessi avere eventualmente colorare le radici, ma anche se non fossero state perfette, che non si vedesse tantissimo. Tutto questo si incontra chiaramente con il mio bisogno di avere una lunghezza un po' più lunga, a me piacciono le parrucche un po' più lunghe, morbide, questi sono 16 pollici, ovvero sono più o meno 40 centimetri. Ricordatevi che tutte le misure sono in pollici, non ho idea perché. Un'altra cosa che volevo nella parrucca è che avesse il lace qua davanti, non volevo una parrucca a 360 perché poi sei costretta sempre 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 a incollarla tutta, volevo una parrucca con comunque che costasse poco, quindi non occorreva che fosse fatta tutta a mano, infatti questa dietro è fatta a macchina. Comunque volevo il lace front e ho preso quello base che è un 13 pollici per 4, quindi la profondità di 4 pollici arriva fino a qua.
C'è anche la possibilità molte volte di avere un 13x6 e allora arriverà qua dietro. Dopo aver scelto questa parrucca ho aspettato non moltissimo. Quando mi è arrivata, diciamo che sono rimasta non molto scioccata, perché poi alla fine avevo visto il colore vero, non quello della foto, bensì quello delle recensioni, e avevo visto che c'era una ricrescita fatta veramente male, fatta con una squadra, non lo so, e quindi ero pronta a questa cosa qui. Quando me la sono messa in testa sono rimasta un po' un po' interdetta dalla cosa, però insomma era tutto previsto e era tutto a fine di colorarla. Iniziamo a guardare i vari passaggi che ho fatto per migliorarla. La prima cosa quindi è stata tagliare il lace, però ricordatevi che una volta che si taglia il lace non è più possibile fare un rimborso. Uso la mia Got To Be Glue, questa qui, per tirare via i capelli da in mezzo e che non mi vadano nel lace mentre lo taglio. Per tagliare il lace ci sono varie tecniche: c'è chi lo taglia un po' zigzagando, c'è chi lo taglia dritto per dritto, c'è chi lo taglia molto sotto i capelli, o chi ancora non vuole tagliarlo troppo sotto ma vuole lasciare un pezzettino in più di lace per poi metterci sopra i baby hair. Quindi su questo incide molto la preferenza personale e anche l'esperienza. Quindi ho tagliato il lace, l'ho lavata perché volevo vedere bene le condizioni del capello. Io ho scelto una parrucca bionda, ho già messo in conto che avrebbe avuto un certo livello di danneggiamento. L'ho lavata fra l'altro con già un shampoo viola in modo da cominciare a togliere tutto quel giallo che aveva, che a me assolutamente non sta bene. Mentre stavo asciugando questa parrucca mi sono resa conto che i capelli, che apparentemente quando sono arrivati erano abbastanza sani, non sono proprio sanissimi, diciamo la verità, e si vede che non hanno avuto la decolorazione più gentile e delicata del mondo, ecco. In questo caso quindi, avendo visto che il capello già è provato, che magari è meglio non pettinarlo da bagnato e tutte queste cose qui, in questo caso ho deciso per un colore demipermanente, come avete visto probabilmente nell'altro video della colorazione e decolorazione della parrucca nera, perché appunto non schiarisce, quindi non provoca più danni e deposita il colore che rimarrà anche per 28 lavaggi. Quindi ho deciso che colore fare. Il mio obiettivo è di togliere il giallo, togliere l'arancione, quindi avere un biondo con dei sottotoni rosa, più o meno rosini, violacei, però non volevo andare sul rosa e viola, volevo appunto dare una tonalità più morbida, ma comunque un tono freddo. Quindi ho preso la mia tabella della Redken e ho deciso che sottotono avere. Adesso sistemerò il colore della parrucca, vi faccio vedere una piccola modifica interna che ho fatto, vedete qui, perché mi era un po' grande, non volevo togliere capelli, quindi strisce, perché comunque non è tanto voluminosa e in più secondo me non ci sono neanche tantissimi capelli, diciamo, e ho paura che si vedesse sotto la costruzione, quindi non ho voluto togliere altri capelli, ho solo tolto lo spazio fra le righe fatte a macchina, diciamo che non è proprio il mio colore. Ho preso quindi un 6NA, che è Natural Ash, quindi un colore freddo a livello 6 per le radici, e poi ho scelto 9V, quindi un 9 platino che ha sottotono viola e un 9 neutro che appunto ha dei sottotoni blu e viola, comunque per rincarare la dose e arrivare ad essere neutro ma un po' sul rosastro. Quindi ho ordinato, mi sono arrivati i colori e ho deciso di iniziare con il coloramento della parrucca. Il coloramento della parrucca è iniziato con la fase di preparazione, ovvero ho messo la Got To Be Glue su tutto il lace della parrucca e l'ho lasciato asciugare. Questo perché? Perché avevo paura che il colore si attaccasse al lace e quindi macchiasse il lace. In questo caso, adesso che ho imparato che questa metodologia effettivamente funziona per proteggere il lace, se voi dovete decolorare i nodi, è questo il momento di farlo. Quindi prima la decolorazione,
con un 30 volumi e lasciandolo finché i nodi non si schiariscono. Vi faccio vedere intanto un po' di video presi da YouTube, poi potete andare a controllare, vi lascio comunque sotto il nome della persona che ha fatto questo video. Quindi avrei potuto in questo momento decolorare i nodi con un 30 volumi e vedere, però io sinceramente avevo già i nodi decolorati e mi vanno bene così, non voglio decolorare ulteriormente, perché una cosa negativa della decolorazione è il fatto che poi il capello è più fragile e è più facile che cadano i capelli. Comunque, una volta decolorati i nodi o se ce li avete già decolorati, potete passare appunto a questa fase di protezione del lace e poi al colorazione, alla colorazione. Il mio obiettivo è anche di avere una parte sotto un po' più scura rispetto a sopra. In questo caso quindi con i miei cronometri eccetera ho contato di tenere un po' di più il colore in posa sotto rispetto a sopra. Sotto l'ho tenuto 20 minuti, anche un pelo in più, invece sopra l'ho tenuto 10-15 minuti in posa. Ho fatto il colore in due tranche per vari motivi. Il primo motivo è che non sarei mai riuscita a fare tutto quanto in 20 minuti e anche a non colorare il lace, avevo molto paura di questo, come vi ripeto, e avevo paura anche di, non so, fare macchie, di andare troppo veloce, quindi l'ho fatto in due volte. Partite sempre dal basso, anche se lo fate una volta sola, così appunto avete il colore più denso, più forte sotto e più delicato, più brillante sopra. Una volta lavata mi sono resa conto che effettivamente c'eravamo, era il colore giusto, era il colore con il sottotono rosetta che volevo ed ero molto molto contenta. Mi piace. Dopo averla colorata, asciugata, ho deciso di sfoltirla. Come potete vedere, in vari momenti avevano sfoltito solo la prima parte, il primo centimetro, diciamo. Cosa ho fatto? Ho deciso di sfoltirla. L'ho sfoltita nello stesso modo in cui l'ho colorata, quindi prendendo sezioni sul lace, e in questo caso ho deciso di togliere i capelli più corti. Queste parrucche economiche hanno sempre dei capelli più corti e dei capelli più lunghi, e tante volte ci si trova proprio qua in cima dei capellini che spuntano e salgono. Allora io ho deciso di togliere quelli, perché cosa mi metto a togliere la lunghezza? No, assolutamente. Questi capelli corti di solito non succedono nelle parrucche buone e nelle parrucche da soldi, succedono solo nelle parrucche che sono un po' più smarce. Ok, sto deragliando tantissimo. Riprendiamoci. Quindi ho deciso di togliere solo quei capelli lì. Se voi avete una pinzetta, fatelo con la pinzetta e poi state attenti di non toglierne troppi, perché infoltire i capelli è una cosa difficilissima, bisogna fare dei nodi, ci vuole tantissimo tempo, mentre a sfoltire non ci vuole niente, quindi andate piano piano, magari provatela eccetera. L'ho fatto su tutto il lace e poi ho deciso di metterla. Questa è una parrucca che non è arrivata con un elastico che si può mettere dietro per tenere il lace giù, non ha dentro nessun pezzettino di ferro che tenga il lace giù, quindi questa parrucca va incollata. Io di solito quando la incollo poi mi libero anche le orecchie. Mi copre un pochino le orecchie. Cosa devo fare allora? Devo tagliare qua dietro. Come lo faccio io è incollarla e poi tagliare via il lace che dà fastidio all'orecchio direttamente quando ce l'avete su. Potete incollarla facendo baby hair oppure senza baby hair. Adesso vi faccio vedere come ho fatto. Useremo la Got To Be Glue, oppure se volete c'è anche la Ghost Bond Glue. Ce ne sono parecchie che potrebbero essere comunque interessanti. Una cosa da tenere in mente è che, visto che la Got To Be Glue viene via con l'acqua, quando si suda si potrebbe staccare, ecco. Ci metto un bello strato solo in corrispondenza di dove è il lace. Dopo averla messa aspetto che si asciughi e aspetto 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Rieccoci qua. Perché i capelli non vadano sulla colla, li tiro indietro e li fermo con una molletta, insomma con quello che avete. Se mi serve adesso metto giù i baby hair e poi la tengo in posizione. Prendiamo un foulard o qualsiasi cosa abbiate, lo mettiamo in posizione in modo che rimanga fissa la colla.
Io non attacco i baby hair come fanno tante che se li pettinano giù e sono dritti, giusti, così. Io preferisco sempre il look un po' disordinato perché tante volte ci si accorge che qualcuno porta una parrucca perché è tutta precisina, eccetera. E questa cosa diciamo che non mi piace tantissimo. Volendo, in questo momento io appunto potrei attaccare qualche baby hair. Una cosa di questa lacca è che poi può riflettere un po' la luce, quindi bisogna andarci dentro con del trucco. Io uso del trucco molto simile al mio colore di pelle. Visto che i buchi nel lace di questa parrucca sono molto piccoli, non ho neanche bisogno di usare il cerotto di silicone per coprirli. Qui vedete una vecchia parrucca, c'erano dei buchi molto larghi, per cui ho deciso di usare il cerotto di silicone posizionandolo sotto la riga e spingendolo bene dentro nei buchi. Poi con un tocco di trucco sopra il risultato è perfetto. Questo è il risultato finale. A me piace parecchio e certamente ci ho fatto tantissimo lavoro ed è stato molto difficile. Non è sicuramente un processo veloce e immediato, è qualcosa che bisogna prenderci un po' la mano. Ricordiamoci che molti di questi passaggi possono essere saltati quando si spende di più e si va in un sito specifico a comprare una parrucca che costi anche 200-300 euro in più. Fatemi sapere se volete un video in cui vi spiego tutte le caratteristiche delle parrucche estetiche, perché potrebbe essere chiaramente un video interessante. Io non l'ho ancora fatto, però insomma c'è molto da dire e comunque è abbastanza complesso. Io vi ringrazio di essere stati qui e vi ringrazio anche un sacco del sostegno che mi state dando sia su Instagram che qui, e ci vediamo la prossima settimana.